E l'Italia è il paese europeo più colpito dal coronavirus. L'annuncio di un nuovo decreto che ordina la chiusura di tutti i negozi. Covid-19 can be characterized as a pandemic. È tutto deserto, immagini spettrali. Garantiamo a tutti di poter fare la spesa regolarmente, quindi un messaggio di tranquillità, venite a fare la spesa e i prodotti ci sono. La sanificazione dei locali, la possibilità dell'igienizzazione appena si entra nel supermercato, dei guanti, il rispetto delle distanze di 1,5 metri nel fare la spesa, ecco, noi tutto questo lo garantiamo. Perché guardate che qui dentro abbiamo il cuore che va davanti a ogni ostacolo, tutto per poter rimanere aperti, per poter garantire ai nostri clienti la spesa. Quando siamo qui siamo a servizio delle persone. Sono persone ultra 65 anni con gravi patologie o gravi disabilità, le persone che chiamano e si rivolgono al numero verde. Arrivederci signora, grazie. Andrà tutto bene. Questo piccolo gesto vuole essere qualcosa che vi faccia stare bene e perché il nostro apparvi un sorriso. Eda! Ho portato un po' di spesa, non c'è da pagare nulla, è offerta dalla COP, dalla Fondazione Il Cuore Si Scioglie e Giraciolo. Siete degli angeli! Qui c'è la testimonianza concreta di dove vanno a finire le donazioni. Euro è destinato alla povertà alimentare, è destinato ad intervenire nel sostegno alle associazioni che si occupano delle persone diversamente abili e interviene anche sul disagio dei minori e delle donne, quindi centri antiviolenza, ma anche case rifugio, ma anche case di accoglienza e case famiglie. Una comunità più forte è una comunità che esce insieme, dove nessuno resta indietro. Andando in giro ho conosciuto tante persone a cui ultimamente ho chiesto se mi potevano dare una mano a salvare questa porta, a cercare di mantenerla in vita a futura memoria. Che veramente per noi è una boccata d'ossigeno, perché i beni che saranno raccolti poi dall'Unicop verranno raddoppiati. Una rete che ci sostiene, che ci aiuta nell'aiutare le donne è per noi fondamentale. E iniziative come queste lo sono. È un aiuto reale ai percorsi di uscita dalla violenza. Abbiamo pensato di sostenerli, ma in un'operazione che vuole essere di partecipazione popolare. Ognuno potrà contribuire con l'entità che vuole. Noi la raddoppieremo. In questo modo
insieme possiamo fare forza, far conoscere che cos'è la ricerca, a che cosa serve e far sentire anche i ricercatori e la ricerca non un mondo a parte, ma un mondo che è insieme a noi a costruire con speranza un futuro di rinascita.